Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei che gli avevano creduto: Se rimarrete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: Il nostro Padre è Abramo. Disse loro Gesù: Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non lo ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: Non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono venuto e vengo e sono uscito. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto di perseveranza, dice l'acclamazione al Vangelo. Salmo numero dalla lettura di Daniele, dal libro di Daniele, dove si dice del Salmo responsoriale: A te la lode e la gloria nei secoli. E nella prima lettura, sempre dal libro del profeta Daniele, Dio ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi. Quindi, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo, e non sono venuto da me stesso, ma lui che mi ha mandato. Questo vale per me, per voi e per tutti. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.